Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano, buonasera da Francesco Nefice che grazie alla collaborazione tecnica di Giulio Grassi è pronto a raccontarvi il primo degli anticipi della 15ª giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Roma, lo scudetto e la Champions potrebbero passare anche per questa partita, per questa serata, in attesa di ciò che accadrà domani sera allo stadio Olimpico di Roma nella partita tra la Lazio e la Juventus, vale a dire la squadra che insegue l'Inter, la Juventus, e la Lazio che è terza in classifica, quindi in piena lotta per un posto nella massima competizione continentale della prossima stagione. Più di 70.000 spettatori allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, 2.000 dei quali di fede giallorossa, un clima veramente splendido, un colpo doppio meraviglioso quello offerto stasera da San Siro. Il Mirante fuori dai 16 metri per Mancini, ancora la pressione dei giocatori dell'Inter, il lancio in profondità di Mancini non trova compagni di squadra, deve recuperare Zaniolo, andare a spese di Brozovic ad agire in anticipo, a porgere la sfera ai propri compagni del pacchetto arretrato che vanno ancora a giostrare con il pallone tra i piedi. Mancini, poi Veretout che sbaglia, attenzione, errore clamoroso, Lukaku sinistro, miracolo di Mirante, un errore pacchiano di Veretout, stava per dare il via libera all'Inter, in particolare Lautaro Martinez, si risolve tutto con una gran parata di Lukaku, scusate, con una grande parata di Mirante, errore clamoroso di Veretout, porta spalancata per Lukaku che è andato alla conclusione deviata in corner con un tuffo verso il proprio palo alla sua destra di Mirante, ancora un cross in mezzo, Lukaku tocca lui, poi il pallone che danza sulla linea di porta, finisce sul fondo, ma tutto era stato vanificato dal direttore di gara che aveva visto una posizione di fuorigioco degli attaccanti dell'Inter, in particolare chiediamo proprio di Lukaku, e tutto riprenderà con un calcio di punizione in favore della Roma. Mkhitaryan, tentativo di dribbling riuscito ai danni di Borja Valero, poi la profondità cercata e trovata su Pellegrini, il tocco in avanti ancora a Borja Valero che però ferma tutto, si complica sempre la vita lo spagnolo con questi palleggi all'interno della sua area di rigore, ma l'Inter evidentemente in grande fiducia prova a rilanciare in avanti per Lautaro Martinez, è fermato anche lui, colpo di testa di De Vrij al limite dell'area, ancora Zaniolo prova a girarsi, Zaniolo sinistro in due tempi, va Samir Handanovic a fermare il tiro, è veramente grossi grattacapi stasera per la difesa dell'Inter, con Zaniolo messo in quella posizione sta veramente creando tantissimi problemi ai giocatori di Antonio Conte. La linea può tornare a Milano, 26esimo in corso a Milano, la Roma sta dando letteralmente spettacolo poc'anzi, l'azione culminata con l'assist di Pellegrini per Mkhitaryan sul settore di destra e la traversione che ha attraversato tutta l'area di rigore, non ha trovato pronti né Zaniolo né un compagno di squadra alla battuta di fronte alla porta, difesa Samir Handanovic, l'Inter che non riesce più a uscire, la Roma e che va praticamente ad agguantare la metà campo avversario, poi il pallone che circola sul settore di sinistra dove si trova l'ex giocatore della Fiorentina Biraghi pronto al traversone in mezzo pericoloso, lo ferma Lautaro Martinez, prova il sinistro al volo dopo lo scambio con Borja Valero, il pallone che finisce sul fondo, la velocità di esecuzione del toro di Lautaro Martinez che è andato a colpire di controbalzo da sinistra con il piede sinistro cercando il secondo palo e non trovandolo per un metro e mezzo e circa, e comunque opportunità per l'Inter. L'Inter attacca, ruba palla in area di rigore, Vesino, Vesino da destra, il cross Smalling riesce a fermare tutto e consente e concede solo il calcio d'angolo alla formazione avversaria, ma gran pasticcio di Perotti, l'errore di Mirante, Lukaku, Lukaku al limite, Diawara, ancora Lukaku, Brozovic destro alto sulla traversa, ma la Roma sta facendo di tutto per suicidarsi, la Roma sta praticamente cercando in tutte le maniere di agevolare i giocatori dell'Inter con queste azioni sconsiderate all'interno della propria area di rigore, l'errore di Perotti, ora quello di Mirante, con i giocatori dell'Inter portati praticamente alla tiro da posizione favorevolissima per fortuna dei giallorossi, sbagliano la mira, Sensi in tribuna, centrocampista dell'azzurro, si rammarica per dire ma come abbiamo fatto a sbagliare questo gol. La Roma, dobbiamo dire che quando si gioca a palla a terra si dimostra nettamente superiore agli avversari, con l'Inter che sta sfruttando sia il suo pressing ossessivo ovviamente sia però i clamorosi errori della formazione giallorossa praticamente a ridosso della sua porta. L'Inter che ora si affida alla palleggio dei propri difensori nel tentativo di aprirsi una barca in questa munitissima retroguardia romanista con tutti gli effettivi dietro la linea delle palloni, il lancio di Vesino per Lautaro Martinez, arriva poi Borja Valero in aria, il destro sotto misura da parte di Vesino, il miracolo da parte di Mirante, grande azione dell'Inter, grande assist di Borja Valero, Diawara che esce dai propri 16 metri, poi verticalizza su Mkhitaryan, controllo sbagliato, è fortunato però il giocatore della Roma perché il pallone gli ritorna sui piedi, avanza, avanza ancora Mkhitaryan, Mkhitaryan a destra, Spinazzola, cross secondo palo completamente fuori misura, arriva Kolarov all'indietro, Zaniolo prova a girarsi, la deviazione, il pallone sul fondo, grande avvitamento di Nick Zaniolo all'interno dell'area di rigore dopo il cross sbagliato di Spinazzola, ha provato, ha trovato anche
anche la deviazione di un avversario che ha spedito sulle fonde. L'Inter è assoluta padrona del campo in questa ripresa, sta cercando ripetutamente la tre quarti campo avversaria, Skriniar, il quale prova ad aprire nuovamente dalla parte opposta e ci riesce trovando il traversone in mezzo verso il secondo palo per Lautaro Martinez, troppo lungo, lo insegue il Toro, lo mantiene in campo il pallone, poi lo scambia con Borja Valero. Martinez dalla posizione di ala sinistra mette palla sulla destra, prova il cross allontanato ancora, poi attenzione la conclusione, il pallone che sfiora il palo ancora una volta. Sulla conclusione, se non andiamo errati, ad opera di Biraghi con il destro, un tiro che è andato a sfiorare il montante alla destra di Mirante, c'era stato anche una posizione di fuorigioco, forse un tocco di mano in un giocatore dell'Inter all'interno dell'area di rigore e della Roma. Immaginiamo le proteste se mai il pallone fosse stato indirizzato in porta, ma la posizione probabilmente di fuorigioco, di rientro, quindi rispetto al tiro di Biraghi, diciamo così, molto molto prima del tiro di Biraghi c'era una posizione e di fuorigioco. L'Inter ha avuto una monumentale palla gol con Lautaro Martinez nel periodo non collegato all'altezza del 22esimo, l'azione con il giocatore argentino che si libera in area di rigore a spese di Mancini, si avvicina al portiere avversario, scarica il sinistro che rimbalza sul piede di Spinazzola, il pallone a quel punto va a rimbalzare invece sul braccio largo dell'ex giocatore di Atalanta e Juventus, chiedono il calcio di rigore i giocatori dell'Inter, l'arbitro non lo concede e qui c'è la solita diatriba a proposito di questi tocchi di mano. E la linea torna a Milano. C'è un'azione pericolosissima dell'Inter con Lautaro Martinez, a pochi passi dalla gol è stato neutralizzato all'ultimo momento da un recupero prodigioso, crediamo, di Mancini, che poi è finito a terra. A terra c'è anche fuori dal campo l'attaccante dell'Inter, ma certo che c'era stata l'idea di Brozovic con il gran lancio per Vesino sul settore destro del campo. Anche in questa occasione dobbiamo dire Kolarov colto nettamente fuori posizione, tocco in mezzo per Lautaro Martinez, è arrivato crediamo Mancini all'ultimo momento a neutralizzargli la conclusione, pallone che è schizzato docile tra le braccia di Mirante che si era visto letteralmente perso. Diciamo anche che Lautaro Martinez ad attaccare il primo palo nel primo tentativo è stato assolutamente sprecone, ha colpito male e poi alle sue spalle il rinvenuto Mancini ha fatto pervenire in qualche maniera, anche se scomposta, il pallone tra le braccia del proprio portiere. De Vrij, il pallone giocato su Godin all'altezza della linea mediana, va sull'estremo settore di sinistra, trova ancora Lazzaro che prova ad evitare Zaniolo, parte il suo traversone in mezzo secondo paro pericolosissimo, il cross Smelling nell'area piccola, sventa la minaccia poderosa portata dall'Inter in questo recupero, un Inter che spinge massicciamente in avanti, sta per partire un altro traversone, Lautaro Martinez, il cross in mezzo, brividi della difesa della Roma, si alza però la bandierina del guardalinea ad indicare una posizione di fuorigioco e Brozovic che avanza, ancora Brozovic, la frenata della 77, il pallone a sinistra per Lazzaro che potrebbe andare al cross, evita un avversario, poi tocca centralmente, triangolo provato ma non chiuso, già con la caccia del pallone di testa all'indietro per Zaniolo che lo restituisce sul settore di destra, Pellegrini che si fa vedere, prova ancora a lanciare in avanti, si fa però soffiare il pallone dall'avversario negli ultimi secondi, Brozovic per Diawara che rovescia ancora Pellegrini che contende palla a Skriniar, Zaniolo di testa salta su un avversario, norma del vantaggio, Brozovic, pallone che gli viene soffiato alle spalle, rilanciato in avanti dai giocatori giallorossi, 48esimo che scocca in questo momento, il direttore di gara che ancora non conclude la partita, una partita che è finita però ed è finita in questo momento, e la Roma riesce a pareggiare per 0-0 sul terreno della capolista dopo una partita di grande sofferenza, d'accordo, ma condotta in particolar modo nella prima frazione di gioco con grandissimo carattere dagli uomini di Paolo Fonseca, e quindi è uno 0-0 e un pareggio tra Inter e Roma. Nel secondo tempo la formazione nerazzurra avrebbe meritato il vantaggio, ma la Roma ha saputo soffrire, ha saputo resistere, ha saputo opporsi ai tentativi della squadra avversaria con Lautaro Martinez e con Vesine, alla fine ha portato a casa un prezioso pareggio che le consente di guadagnare un punto in classifica, un punto lo guadagna anche l'Inter, stacca momentaneamente di due la Juventus che verrà domani sera impegnata dalla Lazio sul terreno dello Stadio Olimpico di Roma nell'altro anticipo di questa 15ª giornata del campionato di calcio di Serie A. È finito a reti inviolate la sfida tra Inter e Roma qui a San Siro, 0-0 tra i nerazzurri e i giallorossi, da Francesco Repice, grazie per la collaborazione tecnica Giulio Grassia e l'augurio di un buon proseguimento di serata a tutti i nostri radioascoltatori.